Di avere qui perché lui do a lui la possibilità di potersi presentare. Dovete sapere che è un noto studioso e noi non siamo molto bravi a vantare le perle del nostro territorio, però ecco perché siamo contenti che sia venuto qui e gli lascio la parola per presentarci quelli che sono i principi e gli ideali del 1799. Grazie. Al di là, insomma, di presentare me stesso, preferisco andare in medias res, ovviamente, e quindi andare immediatamente al cuore, delle questioni. Naturalmente, non senza aver prima ringraziato chi mi ha invitato, no? E ovviamente mi hanno invitato, tutti gli amici della Proloco Locale, Claudio Saltarelli, col quale abbiamo oramai una lunga collaborazione. E poi non posso evitare un ringraziamento al padrone di casa, che è chiaramente il sindaco, grazie, il sindaco di questo paese, che insomma in questo momento mi fa anche sentire a casa, perché io sono di Sacco, quindi sono nato lì e quindi è un po' come sentirmi a casa, visto che Sacco è qua vicino. Ora, proprio entrando immediatamente nel vivo, delle cose, cercherò di contrarre all'essenziale quello che, insomma, è il mio discorso. Volevo presentare alcuni aspetti della, come dire, della riflessione intorno al 1799. Molto sbrigativamente, lo dico ovviamente per quanti. Come dire, non, almeno a sentire la collega, per quanti non abbiano maturato sufficientemente alcune nozioni, nel 1799 noi abbiamo uno scontro tra occupanti, diciamo genericamente, perché l'espressione veniva usata in un'accezione sempre molto generica, occupanti genericamente giacobini, i quali costringono il re alla fuga. Alla fuga in Sicilia. Dalla Sicilia parte la riscossa. Dalla Sicilia, da Palermo, parte la riscossa. E chi guida questa riscossa? Ovviamente. La guida un cardinale che non è prete, ma è solo diacono, che è il cardinale Ruffo. La famiglia Ruffo è tra le più nobili di tutto il regno, addirittura l'ex regina del Belgio era una Ruffo, insomma, è una Ruffo per la verità, perché è ancora viva. Paola Ruffo di Liegi, chiaramente. E, quindi il cardinale Ruffo, ripeto, cardinale senza essere prete, perché era soltanto un diacono, insieme con due persone, vale a dire con il suo aiutante reale, il marchese Malaspina, e un abate, hanno quattro servitori, per un totale di sette persone. No? Con questo gruppo parte da Palermo, si reca a Messina, ecco lì si aggancia il buon Petromasi insieme con qualcun altro, passano in Calabria e pian piano, approfittando anche di una serie di contingenze favorevoli, per cui ecco, ci sono anche dei moti spontanei di contestazione di quello che era accaduto, eccetera, eccetera. Arrivano a Mileto, dove c'è questo grande vescovo, il Capece Minutolo, ed è lì che effettivamente nasce l'Armata Reale. Partendo da lì vanno a Napoli pian piano e nel giro dunque di 6 mesi, dal gennaio del 1799 a giugno dello stesso anno, poco meno di 6 mesi, noi abbiamo la conclusione della vicenda rivoluzionaria partenopea, quindi della Repubblica Partenopea. Ora, naturalmente indichiamo di solito il 13 giugno, ecco perché poi sono tutti quanti molto devoti a Sant'Antonio, eccetera, eccetera, perché è il giorno in cui entrano, ma il re non entra subito, entrerà dopo una ventina di giorni, tornerà nella reggia dopo una ventina di giorni. Ora, il problema qual è? Che questo particolare moto ha scatenato le passioni, le più forti e a volte anche le più feroci. Immediatamente interessa tutti, tutti, ne Scusa prendono solo, atto. scusa, si sente bene? Sì.
Immediatamente interessa a tutti, ma quando dico tutti lo dico a livello europeo, nel senso che si scrivono libri sulla rivoluzione del 99 napoletana in Francia, in Germania. Gli italiani, un giovanissimo Manzoni, il quale nel Trionfo della Libertà, no, nel terzo canto, parla proprio di rivoluzione partenopea. Foscolo scriverà, quindi per dire nomi che sono ben noti al grande pubblico, Foscolo scrive delle riflessioni specificamente dedicate alla rivoluzione partenopea, ognuno naturalmente dal suo punto di vista, no? Poi ci sono le opere le più impegnative, chiaro, quella Il Cuoco, ovviamente la più nota di tutte, quella sulla rivoluzione partenopea del 799, ognuna con un proprio punto di vista. Ora, che cosa accade? Accade che si sviluppa per lo più una leggenda nera intorno alla reazione borbonica, quella cioè che era stata guidata dal cardinale Ruffo e che noi abbiamo sentito dire sanfedista, crociata, eccetera, eccetera. Si sviluppa una leggenda nera perché? Perché dopo un po' cominciano delle repressioni particolarmente decise. E il peso di questa leggenda nera si sente fino al giorno d'oggi. Sappiamo tutti di produzioni televisive, cinematografiche e così via, che hanno parlato di tutto questo e mettendo sempre in cattiva luce innanzitutto la dinastia, che in quel momento era la dinastia di Borbone. Ora, ecco perché... come dire, cerchiamo di fare qualcosa, di dare un nostro contributo. Noi intendiamo leggere in una maniera molto più critica, quindi molto più avvertita, facendo parlare, ecco, i documenti piuttosto che le passioni di parte, questi avvenimenti del 1799 alla luce delle loro motivazioni ideali. Ecco la ragione per cui io stesso, in occasione del bicentenario, no, nel 1999, organizzai un convegno al quale parteciparono storici delle insorgenze come Viglione, storici modernisti come Roberto De Mattei, Massimo Mazzetti dell'Università di Salerno, eccetera, eccetera. Antonio Cestato, no? Sempre dell'Università di Salerno, che insomma di quella stessa famiglia di Cestato citata dal professore, quindi un discendente. E quindi da allora poi, insieme con altri amici, abbiamo dato luogo ad una serie di pubblicazioni. Claudio citava quella su Fergola. Fergola è stato forse il più insigne matematico che Napoli abbia avuto, e si è occupato di teologia, insomma una personalità eccezionale, era famoso a livello europeo. Ovviamente non vi affliggo con quella che è la scuola sintetica di geometria, perché non sarebbe il caso. Però, ad esempio, abbiamo pubblicato anche di Colangelo le riflessioni storico-politiche scritte a caldo, proprio nello stesso anno della conclusione della vicenda sanfedista, le riflessioni storico-politiche sulla, staccato, rivoluzione accaduta in Napoli nel 99. Colangelo non è uno sprovveduto, era uno degli intellettuali cattolici più famosi d'Italia, a partire da quel momento, no? E fino alla morte, vescovo intanto, e poi addirittura ministro. Non si chiamava ministro, si chiamava presidente della giunta di istruzione, ma era più o meno la carica di ministro. Quindi non era un, come dire, non era lo scemo del villaggio, tanto per dirne uno. Stiamo andando avanti, ecco la ragione di questa serata. Quindi la ripubblicazione dell'opera di Pietro Masi, che è quel signore che si collega con Ruffo quando comincia l'impresa a Messina. E Pietro Masi, che è commissario di guerra della Santa Fede, Pietro Masi scrive questa storia della spedizione dell'eminentissimo cardinale Don Fabrizio Ruffo, eccetera. I titoli ottocenteschi erano molto prolissi, proprio molto lunghi.
Io stesso prevedo per l'immediato futuro la pubblicazione di che cosa? Di un libro di memorie pubblicato a Parigi nel 1846 e mai più edito, di Malaspina, il marchese Malaspina, che il re aveva assegnato a Ruffo, al cardinale, fin dal primo momento. Per cui, ecco, mentre Pedro Masi subentra a Messina, lui è con il cardinale Ruffo fin dal primo momento, cioè da Palermo, mi spiego, e ha scritto questo volume che riguarda proprio l'occupazione francese, parliamo di occupazione, il termine non è casuale, questo è un territorio che viene occupato dallo straniero, occupazione francese del Regno di Napoli, quella del 799, e poi si sa che ci sarà quell'altra del 1806, ed è di queste cose che si occupa. Ora, i problemi che si pongono immediatamente, ho promesso di contrarre, quindi starò nei 15 minuti, i problemi che si pongono immediatamente da un punto di vista storiografico sono tanti, tantissimi. Tanto per cominciare, qual è il rapporto tra la rivoluzione del 99 a Napoli e il mondo rivoluzionario francese, che era già molto articolato al suo interno, ovviamente, tra giacobini, girondini, eccetera, eccetera, era già molto articolato al suo interno. E come inquadriamo nei confronti di questo mondo già di suo molto articolato quello che compare nel 799? Diciamo subito, quando le armate francesi entrano a Napoli, poi magari ovviamente si preoccuperà il curatore dell'opera, che è Fernando Riccardi, di chiarire meglio i dettagli proprio da un punto di vista cronologico, quando il comandante francese, che è Championnet, entra a Napoli, fa il suo bravo proclama, cioè un francese che fa il proclama e dice: no, siete liberi, lo dice un francese ovviamente, no? Lo dice un francese, e subito dopo Championnet, che però era una persona senz'altro di modi affabili, ma anche molto scaltro politicamente, oltre ad essere un generale, quindi valente sul campo di battaglia, subito dopo si preoccupa di qualcosa che sa bene, particolarmente importante per le corde dei cuori napoletani, cioè la religione. Qua sta il punto. E immediatamente, infatti, si reca a rendere omaggio a San Gennaro. Si reca a rendere omaggio a San Gennaro. E difatti qui poi